Ciao a tutte ragazze! Allora, intanto ho cambiato location solo comunque per fare questi video review perché oggi ho passato tutta la giornata a pulire la mia camera e io sono una sprecisa cronica, quindi ci ho messo veramente tutta la giornata. Però, quindi insomma, ho voluto inaugurare la mia scrivania pulita. Comunque, dietro le mie spalle ho Marilyn, che è uno dei miei due paraventi identici che ho in camera e l'avete visti nei video, in alcuni video l'avete visti e mi avete chiesto dove ho trovato questi quadri. Allora, intanto non sono quadri ma sono paraventi, vedete che sono così, vi spiegano. Hanno due foto, quindi sono double face, dall'altra parte double face, anzi. Dall'altra parte c'è l'immagine di Marilyn con il vestito tutto alzato, invece questa è questa qua. Comunque, dicevo, e niente, me l'hanno regalate le mie amiche, uno una mia amica e uno un altro gruppo di miei amici che non lo sapevano, si sono trovati lì con due paraventi. È stata una cosa molto molto simpatica. Comunque, finalmente questo video, tra parentesi, mi sono messa il rossetto scuro. No, basta, non sono abituata, infatti me lo sono messo a casa per fare il video e basta. Quindi, questa è una review, mega review, sui prodotti e.l.f. Allora, iniziamo col dire che alcuni prodotti mi sono stati mandati dalla e.l.f. per provarli, ma tanti altri, che sono poi la maggior parte, sono stati acquistati da me. Tant'è che ho speso molto più di 25 sterline e ho ricevuto anche la palettina che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi miei video, che metterò nel concorso, che tra parentesi, questo è il link per andare a votare, che però devo dire che oramai c'è un distacco talmente grosso tra le varie possibilità che 99 su 100 si sa già più o meno quale sarà il tema del concorso, quindi preparatevi già psicologicamente. Comunque, iniziamo quindi coi prodotti. Allora, li ho messi tutti nella scatola della Converse. Oh yeah. No, vabbè, perché sennò non so più dove metterli. Allora, iniziamo con le ciglia finte. Allora, ho acquistato questo duo di ciglia che ha queste ciglia qua che si chiamano. No, non sono abituata! Guarda là! Alice, sei una mongola! Comunque, ci sono due paia di ciglia, una manca sopra. Queste qua si chiamano Dramatic Lash Effect e quelle sopra invece si chiamano Diamond. Centralino Vodafone, buonasera. Comunque, quelle sopra si chiamano Diamond Lash Effect, mi sembra, e sono quelle che ho utilizzato nel mio video dell'ultimo dell'anno. Quindi vi metto la foto. Ok, sono queste le ciglia, quindi trovate questo duo. È nuovo ed è praticamente il Flirt e il Lash Palettes. Flirt. Queste, allora, qualità delle ciglia non sono proprio il massimo, perché come ho già detto le ciglia dell'Elf non mi fanno impazzire, però devo dire che sono molto migliori rispetto alle ciglia della linea normale. Rispetto alle ciglia della linea normale, quindi quelle che ho acquistato, quelle normali, normale. Queste qui sono superiori. Trovate dentro anche la colla per ciglia finte, ma come ho già detto, vi sconsiglio caldamente di utilizzarla. Tutti i prezzi, ragazzi, se ce la faccio, ve li metto nel box. Qui, penso. E nei box oppure nei vari fumettini che trovate. Comunque vi dico già che tutti i prezzi della linea studio sono 3,50 sterline e quindi sono circa più o meno 4 euro per intendersi, mentre quelli della linea basic vengono una sterlina e 50, quindi all'incirca 2 euro per intendersi, vabbè, è una cosa molto approssimativa. Quindi, queste. Poi, ho acquistato il famosissimo Complexion Perfection.
questo, che è praticamente la cipria della linea studio. Allora, vi faccio vedere. Questo è il compact e si presenta così, con questi quattro colori di ciprie. Allora, è possibile ovviamente utilizzarle tutte e quattro insieme, creando comunque una cipria bianca, quindi trasparente, vedete? E viene bianca, oppure rosa. La rosa serve per accendere un pochino i coloretti spenti, quindi se avete la pelle soprattutto tendente al giallo e abbastanza spenta, la rosa fa per voi. Poi c'è la gialla che vuole tentare di coprire un po' le occhiaie, la blu invece che ha più o meno lo stesso effetto della verde. Quindi comunque coprire gli arrossamenti. È una buona cipria, non è male. Devo dire che mi aspettavo molto di più rispetto da perché avevo sentito parlare molto bene di questa cipria e quindi sinceramente mi aspettavo un pochino di più. Opacizza, però sinceramente da una cipria non mi aspetto soltanto che opacizzi, bensì che mi fissi per bene il trucco. Questa la fissa, però non in maniera proprio eccezionale. Però non è male, mi piace abbastanza. Poi ho comprato sempre della linea studio il contouring blush e bronzing powder, che sono diciamo il duo di terra e blush. Allora, nuovamente il compact, la misura è identica a quello del complexion brush, sì, complexion perfection, scusate. E all'interno trovate la terra e il blush. Il blush è uguale a quello della NARS. E basta, ragazze, abbiamo capito che il blush è uguale a quello della NARS, però cerchiamo di dire qualcosa in più rispetto a questa cipria. Allora, voi purtroppo questa videocamera del cacchio non fotocamera, anzi, non cazzo si dice, cioè, non riesce a focalizzare, a mettere a fuoco, ecco, l'immagine da vicino, però, allora, sono due, non mi riesce a parlare stasera, sono due oggettini che hanno lievemente glitterini all'interno, non sono scuri e non sono nemmeno chiarissimi, però sono veramente dei colori stupendi, ora ve li faccio vedere. Ecco qua, questo qui ovviamente è il blush e questo qui è la terra non sfumata. Se sfumata, guardate che bello effetto che fa. È veramente, veramente carino. Mi piace tantissimo, questo veramente ve lo consiglio con tutto il cuore perché in primo luogo è molto compatto, è possibile portarlo in giro senza problemi e è veramente, veramente versatile per il fatto che avendo sia blush che bronzer nello stesso compattino, è comodissimo perché se volete soltanto darvi una ritoccatina è a posto. Veramente, veramente eccezionale, mi piace tantissimo questo. Sì! Yeah! Questo mi piace tanto, 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 tanto. Vi metto una foto per farvi vedere bene i glitterini e i colori come sono, perché io tuttora, quando sono andata a acquistare, non avevo capito che colore era questo blush, perché tutti dicono un pesca, è un pesca, non è un pesca, è un rosa, cioè è un rosa non porcellino, ma comunque è un rosa, vedete? È un rosa tendente al pesca, ma non pesca, perché altrimenti se questo è un pesca, io sono un porcellino. Ti ho sentito, sai, lo so che hai detto che io sono un porcellino davvero. Poi altro acquisto, sempre della linea studio, la Shimmering Palette. Me l'avete già vista utilizzare in due tutorial perché mi piace davvero tanto anche questa. Allora, è composta, questo è il compact ed è lievemente più lungo delle altre due palette, però è più stretto, quindi penso che più o meno la quantità di prodotto sia la stessa. Allora, è composto soltanto da prodotti in crema, più trovate all'interno il pennellino. Non so se lo sapete già, però i pennellini all'interno dei vari compact sono veramente, veramente buoni. Sono della linea studio, uguali ai pennelli della linea studio, e sono veramente, veramente buoni. Veramente.
Allora, questi qui sono i colori. Bisogna dire che allora ci è un bianco, che questo qua è il primo, un rosa salmone, un beige e un rosa confetto. Vediamo un po'. I colori sono questi comunque e sono tutti colori ultra shimmer. Soprattutto sulla mano fanno un effetto meraviglioso. Ve ne faccio vedere. Sulla mano, sull'ombretto, ovviamente, cioè sull'occhio. Ecco qua. Vabbè, ora a voi vi sembreranno tutti uguali, però vi assicuro che c'è molta differenza tra tutti i shimmer. Mi piace moltissimo perché è possibile utilizzarli sia come highlight, sia come ombretto in crema, comunque come base per i vostri trucchi, se non avete una base come l'Urban Decay, cose varie. Mi piace tantissimo perché hanno una finitura molto molto buona, perché sono molto cremosi, si stendono benissimo e resistono assai, quindi mi piace tanto anche questa palette. Poi ho acquistato per il mio compact della Elf 3 cialdine, olè, 3 cialdine di ombretti. Allora, sono 1, 2 e 3. Questo qua era Golden Dust che però io avevo già. Allora, questo si chiama Dusk. Questo Periwinkle. Questo Periwinkle e questo Soft Pink. Ah no, Pink Ice, scusatemi. Pink Eyes. Allora, gli ombretti hanno una buona pigmentazione, proprio come il Golden Dust, perché mi piaceva molto. Dusk è l'unico glitterato proprio che potrei definire shimmer, mentre gli altri hanno una finitura piuttosto satinata. Allora, sono dei colori molto carini. L'unico che mi ha un pochino deluso è Periwinkle, perché speravo fosse più un celeste, invece è un grigio praticamente, vedete? È soltanto un grigio, quindi. Però carino anche questo. Questo qui è Pink Eyes, che anche questo speravo fosse un pochino più sul rosa, invece è un beige. E poi c'è Dusk, che è veramente un colore bello. Eccoli qui. Qua trovate Pink Eyes. E sono veramente veramente carini. Poi, come sapete, io amo questi compact perché sono veramente veramente buoni. Tant'è che io ne ho comprati due per voi per il vostro concorso, uno tutto completo mentre uno vuoto, così voi potrete scegliere quello che mettere all'interno. Poi ho acquistato un rossetto minerale, quindi della linea minerale, un mineral lipstick. E si chiama Cool Coral. Allora, io sto cercando da mesi un rossetto tendente al corallo, ma non arancione. E allora, a dire la verità, piccola parentesi, ieri sono stata ai Gigli e anche all'Ikea e ho trovato della Yves Saint Laurent il numero 59, che è un colore stupendo, bellissimo, l'ho trovato tendente all'arancione. Piccola cosa, l'ho provato e mi sta malissimo. Delusione totale. Però, amen, nel senso, mi sono risparmiata 21 euro. Quindi, questo è il colore. Questo è il colore. Ok, avete capito il perché ve l'ho messo accanto? Questo dovrebbe essere il colore e questo è il colore in cui in realtà è. Cioè, no, cioè, ci se ne rende conto? Ho capito che di solito. Abbiamo capito che non rendono i colori sul sito, però ragazzi, un goccino più simili? No, proprio no. Cioè, mi sembra sinceramente che ci sia un abisso tra questi due colori, Un abisso proprio. Comunque, che ci devo fare? Mi sono presa questo e me lo tengo. È un arancione, proprio che più arancione non si può, ci dipingerò le carote per un coniglietto amico mio, che ci devo fare? Comunque, come finitura non è male come rossetto, non mi dispiace soltanto il colore perché probabilmente questo arancione qua non lo metterò mai e quindi niente, mi attacco. Poi ho acquistato un altro paio di ciglia, che a dire la verità queste non sono una ciglia, ma sono più di una. E sono le ciglia singoline, che le devi attaccare una per una per dare un effetto un pochino più naturale. Allora, no! Vabbè, oggi faccio schifo.
Trovate anche qui la colla che vi ripeto io non userei. E niente, queste qui non le ho ancora provate, però a dire la verità le ciglia singole mi sembrano buone, nel senso perché comunque non è che occorre avere poi delle ciglia così buone, avendole singole, bene o male, si notano meno. Invece le ciglia intere, oltre ad essere più difficili da mettere, secondo me, sono anche più, si vede anche di più quando sono false, quindi sono fatte male. Poi ho acquistato due liquid e shadow. Ho preso questo bianco che non mi ricordo come si chiama, ragazzi, mi dispiace perché l'ho aperto. Vi faccio vedere la finitura, che è stupenda. E vi assicuro che dura tantissimo. E ve lo posso assicurare perché io me lo sono messo una sera quando mi è arrivato il pacco. Ci ho dormito, la mattina dopo ci era lì bello tranquillo, perfetto. È carinissimo perché non l'ho ancora provato, però penso che questo liquid eyeshadow messo. Messaggino! Comunque, questo liquid eyeshadow messo sulla palpebra e sfumato bene non andrà nelle pigliette perché appena asciugato non si muove. Nel senso, secondo me, quindi può essere molto, molto buono. Ho acquistato questo e invece quest'altro colore che è Berrylicious. Eccolo qua, che è quest'altro stupendo, che è un bronzo rosa antico. È bellissimo veramente, sono belli entrambi e questi mi piacciono davvero tanto. E sono della linea base, sono nuovi perché non c'erano prima sul sito, e quindi questi qui mi piacciono veramente tanto e ve li consiglio perché li potrete utilizzare anche come base per il trucco, il che non è male. Poi, altro acquisto. Ho comprato due, sempre della linea studio, che è sempre della linea studio, ho comprato due Minty Lip Gloss. Allora, sono lip gloss praticamente che sanno alla me di menta, odore soprattutto, però sanno veramente tanto di menta, quindi sinceramente a me danno un po' noia. Allora, questo si chiama Boston. Ed è stupendo, è un rosa scuro con tanti glitterini oro. Quindi dopo vi metterò la foto perché questo qui è veramente carinissimo. Lo faccio vedere. Sembra di avere una scingomma. Quindi questo. E poi ho preso Nashville, che questo qui è veramente carino di colore, mi piace veramente tanto. Ed è un colore molto neutro, guardate, è un nude. E questo è l'effetto sulla mano. Ed ecco qua. Questo qui è Nashville e questo è Boston. E come vedete è un colore molto neutro questo. L'unica cosa che non mi piace di questi lip gloss è che sanno veramente tanto di menta. Quindi, non so, dopo un pochino mi dà noia. Anche se, vabbè, bisogna dire che dopo una mezz'oretta che li avete addosso, oltre a non esserci più l'odore, non ci sono più nemmeno questi. Perché comunque non hanno una tenuta proprio eccezionale. Però devo dire che non mi hanno deluso. Mi piacciono abbastanza, sia come finitura che come colori, perché hanno una gamma molto vasta. Mi piacciono veramente tanto questi qui. L'unica cosa, te l'ho detto, è l'odore che non mi convince più di tanto. Poi un single eyeshadow, che questo qui è Raspberry Truffle, ed è praticamente un marrone bordeaux scuro. Questo è il packaging, è minuscolo. Ve lo faccio vedere rispetto al Complexion Bra Perfection, guardate, è un quarto praticamente. Questo qua è il colore, ve lo faccio vedere con la luce puntata. Questo. E devo dire che, diciamo un po' cosa ne penso. Come finitura è molto bella, è satinata e è veramente veramente bella. La cosa che non mi piace di questo prodotto è la quantità. Non perché per un ombretto ce ne sia poco, però devo dire che per il prezzo, io non ce li spenderei, sinceramente. Perché è piccolo, cioè parliamoci chiaro, spendiamo 4 euro per un ombrettino proprio piccino piccino e sinceramente non li acquisterò, ecco, diciamo che io non ne acquisterò altri, perché secondo me è un pochino troppo per degli ombrettini, non è male la finitura,
il colore rimane abbastanza, però devo dire che ne ho viste di meglio, ecco. Quindi se parliamo di pigmentazione, è veramente buono, mi piace, scrive benissimo e hanno dei colori veramente belli. La cosa che non mi piace tantissimo è che il fatto è che il prezzo è abbastanza alto per la quantità di prodotto che c'è all'interno e comunque secondo me non ne vale la pena di acquistare tutti ombrettini del genere a 4 euro quando invece ci sono magari le palette da 88 oppure alla Kiko pagate 3,80 euro e avete più quantità di prodotto rispetto a questo. Secondo me questo se ne può fare a meno, ecco.